Buonasera, bentrovati ad Ora TG. Nessuna corsa telematica. Domani la Regione annulla definitivamente il click day per le imprese danneggiate dal coronavirus. La colpa è di team, spiega il governo regionale, che ha deciso intanto di spalmare i fondi alle aziende che si erano già iscritte. Sentiamo il servizio di Mario Grasso. In Sicilia non è più tempo di click day. Dopo le fallimentari esperienze dei governi precedenti, anche l'esecutivo Musumeci si scotta con le procedure telematiche che, nel caso in specie, avrebbero dovuto certificare la richiesta di provvigione economica delle migliaia e migliaia di aziende siciliane danneggiate dal lockdown, e tutta a caccia del bonus Sicilia finanziato dal governo con circa 125 milioni di euro. Lunedì scorso il banco era saltato, in quanto la TIM, titolare del sistema telematico su affidamento della Regione, non aveva potuto garantire l'attivazione complessiva del sistema così come pensato. Ci si era dato appuntamento a giovedì, dunque domani, per il secondo tentativo, stavolta bloccato dal governo regionale perché la TIM avrebbe comunicato di non poter garantire le condizioni necessarie per procedere in tutta sicurezza. Dopo una giornata convulsa nella quale si sono susseguite varie riunioni, talvolta persino con la partecipazione del governatore della Regione, l'esecutivo Musumeci ha deciso di abbandonare il click day, affidando agli assessori Armao e Turano la conferenza stampa in cui è stato annunciato che l'erogazione alle imprese previste per il lockdown saranno concesse all'intera platea delle tante imprese che si sono già registrate sul portale della Regione. Probabilmente già entro domani verrà pubblicata la modifica del bando originale per consentire il ristoro finanziario alle imprese, circa 56.000 aziende, che poi era quanto emerso ieri tra i gruppi all'ARS, principalmente dell'opposizione. Continuare a considerare la platea degli imprenditori che si erano registrati sulla piattaforma come imprenditori che avevano risposto regolarmente al bando con tutti i requisiti che questo prevedeva, requisiti che vengono interamente confermati. La seconda, di dare un ristoro comunque alle imprese cambiando alcuni parametri del bando e prendendo in considerazione tutte le domande. Questo chiaramente è una scelta che ci è stata chiesta dalla Commissione parlamentare, dai gruppi parlamentari, da alcune parti sociali, datoriali, ed è l'unica scelta che si può mettere in campo dinanzi a un disservizio causato da altri. È chiaro che in questa platea rientrano le imprese che si sono già registrate. Siamo costretti a scegliere così, ma il nostro obiettivo è non far aspettare più nessuno, non affidarci più a metodi che non possono trovare la certezza della garanzia in termini di piattaforma informatica. Ed intanto in Sicilia i dati sul Covid, dati che segnalano appunto un'epidemia in aumento anche nell'isola. Secondo il bollettino del Ministero della Salute diffuso oggi, nuovi casi positivi relativi alle ultime 24 ore sono 213, ieri erano stati 198, 4 le vittime nell'isola, ed aumentano i casi anche nelle scuole, nuovi focolai in provincia di Catania dopo i casi di Giarre. I tamponi hanno dato esito positivo tra gli studenti di San Gregorio di Catania Cireale, scattate immediatamente tutte le procedure previste dai protocolli. Voltiamo pagina, ancora la pagina dedicata alle amministrative. Giorgio Stracuzzi è il nuovo sindaco di Giardini Naxos, località turistica che fa i conti con il calo delle presenze proprio legato all'emergenza coronavirus, ma anche con un bilancio in sofferenza. Sentiamo Salvo Ottuli. E Giorgio Stracuzzi, 72 anni, medico in pensione, sposato e padre di due figli, il nuovo sindaco di Giardini Naxos, una delle località turistiche più frequentate e note al mondo, in sofferenza per il calo turistico a seguito dell'emergenza sanitaria e anni di immobilismo amministrativo. Stracuzzi, giardinese doc molto apprezzato e ben voluto in paese, incontriamo il neo sindaco innanzi al Palazzo Municipale in compagnia di amici ed elettori che lo hanno sostenuto in questa difficile e combattuta campagna elettorale.
Tante le priorità sul tavolo del primo cittadino chiamato a mettere ordine nei conti pubblici e ripristinare il decoro della cittadina che ha nel turismo le maggiori entrate economiche. Giardini Naxos si affida dunque al chirurgo plastico per dare un nuovo volto a quella che fu la prima colonia greca in Sicilia, meta turistica di rilievo che vuole riappropriarsi del proprio ruolo di comunità a vocazione ricettiva. Forte di spiagge e mozzafiato, strutture alberghiere attrezzate e decine di attività commerciali la cui sorte è legata alla presenza di vacanzieri, soprattutto stranieri, la vera forza motrice di tutta la perla dello Ionio. Sarà un incarico abbastanza importante e pesante che io cercherò di svolgere nel migliore dei modi, impegnandomi in prima persona in tutto quello che ritengo possa essere utile per il Paese. Lei mi diceva prima che ci sono tanti problemi da risolvere, ne vuole elencare qualcuno? Sicuramente i problemi da risolvere oggi a Giardini sono tanti, a cominciare però dalle piccole cose. Noi quello che abbiamo bisogno di dare a questo paese è la pulizia fondamentalmente, l'assetto della spazzatura per il suo compostaggio e poi il verde che è completamente in questo momento abbandonato. E aggiustate tutte queste cose, noi possiamo dare una vita migliore sicuramente ai residenti e ai cittadini e nello stesso tempo abbiamo la possibilità di accogliere i turisti che ci vengano a trovare e sono per noi molto importanti per la nostra economia. Certo, strategie sul piano turistico bisogna farne, soprattutto in periodo di Covid. Quest'anno qui il turismo ha avuto un freno importante, un po' in tutta la Sicilia per la verità, però qui si vive di turismo. Sì, si vive di turismo e senza il turismo Giardini non può andare avanti. E Giardini è solo costituita da attività commerciali che se non vengono frequentate sia dai cittadini dei paesi vicini, sia dai turisti, non ha un futuro economico. Io sono un giardinese doc perché sono nato qua, ho anche se impegnato in un lavoro abbastanza importante, ho tenuto sempre le radici con questo paese e ho molti amici, molti conoscenti che oggi mi hanno dimostrato il loro affetto. La prima azione che farà da sindaco? La prima azione che farò è quella di insediarmi e le devo dire che ho avuto il piacere di circondarmi di persone giovani, molto giovani, professionisti che sicuramente mi daranno una mano nell'affrontare le problematiche di questo paese. E adesso la cronaca ancora nel messinese a Barcellona Pozzo di Gotto. È stata scoperta una frode fiscale nel commercio delle carni ed è stato eseguito un sequestro per 400.000 euro. Frode fiscale nel settore della commercializzazione delle carni. Sequestro beni per quasi 400.000 euro. L'operazione dei finanzieri del Comando Provinciale di Messina, che su disposizione del Tribunale della Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo di circa 400.000 euro proprio nei confronti di una società operante nel settore della produzione e commercializzazione di carni. Il via alle indagini da una precedente attività di verifica fiscale svolta dalla tenenza della Guardia di Finanza barcellonese, nel corso della quale era stata scoperta in capo all'azienda la sussistenza di gravi violazioni alla normativa tributaria. In particolare le complesse attività degli investigatori economico-finanziari della Guardia di Finanza hanno consentito di rilevare come la società oggetto di ispezione, dopo aver accumulato importanti debiti con l'erario, risultava formalmente riconducibile ad una testa di legno al solo scopo di sottrarla al pagamento delle imposte ed impedire all'amministrazione finanziaria di rivalersi nei confronti dei reali gestori. In tale contesto le Fiamme Gialle hanno accertato, secondo ipotesi investigativa, come il management, prima di abbandonare definitivamente la società, ne trasferiva tutte le attività in capo ad un'impresa neocostituita, con la quale proseguire
senza soluzione di continuità, la gestione dei propri affari nel fiorente settore commerciale. Ma tutto è valso praticamente a nulla. Gli illeciti trasferimenti societari e le distrazioni patrimoniali ideate sono state scoperte dalla Guardia di Finanza, ricostruzioni che hanno consentito di segnalare alla competente autorità giudiziaria barcellonese il reale responsabile dei reati ipotizzati. Dunque, su conforme richiesta della locale Procura della Repubblica, il GIP del Tribunale barcellonese, a fronte dell'importante debito tributario maturato e considerata la gravità dei fatti contestati, ha disposto il sequestro degli immobili riconducibili all'indagato, corrispondenti, come dicevamo, all'ammontare delle imposte evase per 400.000 euro circa. L'operazione testimonia l'impegno del Tribunale della Procura della Repubblica di Barcellona, nonché della Guardia di Finanza Peloritana, nell'attività di contrasto all'elusione e alle frodi fiscali, garantendo che tutti contribuiscano equamente a fronteggiare anche l'emergenza sanitaria in corso, così bisognosa di risorse economiche. E sempre per la cronaca, c'è chi ha pensato di vendere computer rubati proprio in piazza Stesicoro a Catania. I carabinieri della stazione di piazza Dante hanno denunciato un impiegato catanese di 49 anni ritenuto responsabile di ricettazione. Si era improvvisato venditore ambulante utilizzando la propria auto, una Fiat Punto, come banco di vendita. Ha aperto il portellone posteriore dell'auto e, poggiando sulla mensola due computer portatili, li ha esposti al pubblico, sequestrati i due PC per i quali l'uomo non ha saputo in alcun modo giustificare la provenienza. E restiamo a Catania per parlare delle spiagge libere attrezzate della Playa. Saranno in funzione oramai per l'ultimo fine settimana. Positivo intanto per l'amministrazione l'esperimento con le nuove misure anti-Covid. Si pensa di riconfermarle per la nuova stagione. 228.000 bagnanti che nel corso della stagione estiva hanno goduto del mare e della dorata sabbia della Playa nelle spiagge libere di Catania. Un risultato eccezionale che Catania ha centrato in tempo di Covid, modificando sin dalla base il concetto di spiaggia libera, trasformato in luogo di relax, di svago, controllato costantemente ed attrezzato in maniera da assicurare il distanziamento e la funzionalità dei servizi. Non era semplice. La spiaggia libera numero 1 e numero 2 hanno già chiuso, ma fino a domenica prossima la spiaggia libera numero 3, cioè quella probabilmente più distante dal centro di Catania, ma dalla quale si apprezza meglio il panorama che la Playa regala ai suoi visitatori, rimarrà aperta. Abbiamo incontrato proprio nella spiaggia libera numero 3 l'assessore Michele Cristaldi, che non nasconde la soddisfazione per il risultato centrato, e chissà che non possono aprirsi nuove strade e nuovi servizi per l'estate che verrà. 228.000 presenze registrate nelle tre spiagge libere ci dicono che i catanesi, e non solo i catanesi ma anche molti turisti, hanno gradito i servizi che l'amministrazione quest'anno ha voluto dare nelle tre spiagge libere. Già col sindaco Salvo Pogliese avevamo deciso di potenziare le tre spiagge libere proprio per far sì che i cittadini potessero, dopo un lungo periodo di lockdown, poter godere dello splendido litorale sabbioso della Playa con servizi aggiuntivi e senza un aggravio di costi. Parliamo di questi servizi. Sono stati assicurati docce, ovviamente, poi anche servizi igienici, il distanziamento per gli ombrelloni, e tutto è andato bene con il controllo costante dell'amministrazione attraverso ovviamente i gestori delle tre spiagge. Sì, abbiamo voluto potenziare i servizi ma creare delle condizioni di sicurezza per prevenire la diffusione da Covid-19. Uno dei servizi a cui tengo particolarmente è quello della spiaggia libera numero 2, legato all'accesso agli animici a quattro zampe. Infatti abbiamo registrato in tutta la stagione estiva la presenza di circa 470 animici a quattro zampe che hanno frequentato anche loro nelle ore pomeridiane la spiaggia libera numero 2. Dicevamo, domenica si chiude, quindi fino a domenica la spiaggia libera numero 3 sarà aperta, ma sai che adesso non si può più tornare indietro?
Abbiamo voluto tenere aperta la spiaggia libera numero 3 fino a domenica, proprio per far sì che si potesse in questi ultimi giorni di stagione poter comunque usufruire della spiaggia, proprio per il grande successo che c'è anche stato manifestato dai cittadini. È chiaro anche che già siamo al lavoro per capire come poter ancora di più migliorare i servizi delle nostre 3 spiagge libere per la prossima stagione balneare. Molti dicono bene i collegamenti, forse bisognerebbe potenziarli, molti altri dicono le spiagge, beh, forse tenerle aperte pure anche in orario serale. Sono delle opzioni che potranno essere vagliate meglio nel corso dei mesi. Sì, sono tutte opzioni che possiamo vagliare. Devo dire che quest'anno i cittadini hanno risposto bene anche relativamente all'utilizzo dei mezzi pubblici. C'è stato un aumento relativamente alle linee dell'AMT e soprattutto devo dire che i cittadini hanno rispettato ciò che avevamo consegnato all'inizio della stagione, cercando di tenere il più pulito possibile l'arenile e soprattutto rispettando ciò che era stato inserito nel contesto delle 3 spiagge libere. Il Comune, per attrezzare le 3 spiagge libere, ma anche la passerella per disabili di San Giovanni Licuti, ha speso circa 40.000 euro, fermo restando che arriveranno dalla Regione Siciliana fondi per la copertura di parte dell'esborso. Ed intanto, attraverso una nota giunta in redazione, si apprende che in prefettura si è svolta una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocata dal prefetto Claudio San Martino per pianificare le iniziative volte ad assicurare la massima attuazione delle misure di contenimento del contagio Covid-19. Hanno partecipato le forze dell'ordine, ovviamente l'amministrazione comunale, gli assessori competenti per materia, l'ASP e tutte le parti coinvolte sull'emergenza. È stato fatto anche un bilancio, si legge nella nota, sulle attività portate avanti in queste settimane in particolare. E adesso restiamo a Catania per parlare della chiusura al traffico di Piazza Dante, che sembra funzionare, ma sentiamo tutti i dettagli. Nessuno stop, nessuna marcia indietro. Piazza Dante è e rimarrà pedonalizzata. L'apertura temporanea di quello che una volta per tanti anni era stato chiassoso budello stradale sul basolato lavico prospiciente la chiesa di San Nicolò all'Arena e il monastero dei Benedettini è dovuta solo ai lavori di risagomatura delle basole della stradina carrabile che cinge parte della piazza. Con molta probabilità, infatti, la propagazione delle radici degli alberi della stessa piazza nel sottosuolo stradale ha creato delle vistose difformità sull'area carrabile oltre che pedonale, rendendo pericoloso il transito degli autoveicoli e ancor più dei mezzi a 2 ruote. Terminati i lavori del cantiere, la pedonalizzazione sarà ripristinata. Sta andando benissimo, ma non perché lo dica io, perché lo dicono i cittadini, e devo dire che questo ci conforta come amministrazione per andare avanti, visto che le resistenze inizialmente sono state tante, non soltanto su Piazza Dante, ma i fatti poi hanno dimostrato che laddove si pedonalizza migliora tutto, dall'ambiente all'attività commerciale, al piacere dei cittadini di vivere la città, a quella di attraversarla a piedi, con le bici. Insomma, devo dire che davvero è un risultato eccezionale. Pensate che nella settimana per la mobilità abbiamo anche provveduto alla pedonalizzazione di via Guardo, che è davanti alla scuola 20 settembre, anche di via Sant'Anna, dove c'è ad oggi c'è il museo di Verga. Quindi via via la pedonalizzazione investirà grandi parti della città, oltre alle ZTL che abbiamo in itinere, perché davvero il successo è straordinario. È chiaro che non si torna indietro, e chi ha difficoltà evidentemente non ha capito che siamo in una fase diversa rispetto a quella di qualche anno fa. Abbiamo iniziato un percorso sulla quale ovviamente andiamo avanti, e sulla quale siamo convintissimi, ma non solo noi, ma siamo convinti, e soprattutto convinta la città. Arcidiacono smorza anche le polemiche sulla presunta carenza di parcheggi. Ma guardi, nel caso specifico di Piazza Dante, ricordo che a circa 100 metri c'è il parcheggio AMT di via Plebiscito, quindi è una scusa banale questa. Io la prendo come una
come dire, uno stimolo a che io possa rispondere, ma non credo che sia davvero così. Tra l'altro potremmo anche immaginare una convenzione con l'università per il parcheggio degli studenti, anche se li invito laddove è possibile, laddove devo dire ci sono le condizioni anche di temporali per quanto riguarda le temperature o le piogge, di camminare in bici o a piedi, perché gli serve non soltanto perché possano dare qualità alla città, ma serve anche a loro per il loro fisico, perché con la bici non soltanto riescono a fare attività fisica, che oggi è un fatto importante per tante malattie, ma allo stesso tempo danno esempio, loro che sono ragazzi, ai cittadini che magari questo tipo di atteggiamento non ce l'hanno e serve proprio come stimolo. Quindi anzi li ringrazio e gli chiedo fortemente di farlo. Voltiamo pagina, parliamo di beni confiscati alla mafia, perché l'ARCI Sicilia solleva la questione delle anomalie che riguarderebbero proprio la gestione di tali beni. Oggi è stato effettuato un sopralluogo a Gravina di Catania. La mala gestione dei beni confiscati alla mafia è stato questo il tema di una conferenza stampa tenutasi questa mattina in periferia di Gravina di Catania, esattamente in un insediamento urbano sequestrato alla criminalità organizzata. Forti le sollecitazioni dell'associazione Arci Sicilia e i siciliani giovani che rappresentano le gravi anomalie del bando dell'Agenzia Nazionale per l'assegnazione dei beni confiscati, denunciandone la cattiva gestione. L'incontro di stamattina in un bene confiscato alla mafia, oggetto del bando, cioè il complesso di ville appartenenti alla famiglia mafiosa Zucchero, gravitante nel clan Santa Paola, un bene che simboleggia la problematica. Il tema non è soltanto però relativo a questi beni, che pure hanno una certa importanza perché appunto si tratta di un compound abbastanza grande e vasto, ma riguarda proprio il modo in cui è stato esteso questo bando, è stato pensato, ragionato questo bando da parte dell'Agenzia dei Beni Confiscati, perché questo qui, questo immobile dove siamo adesso, è uno degli immobili, dei beni che sono stati messi a bando dall'Agenzia dei Beni Confiscati nell'ambito appunto di un bando che dal nostro punto di vista rischia di essere non soltanto inutile ma addirittura controproducente per le associazioni. Come dire, ne apprezziamo lo spirito, per la prima volta l'Agenzia dei Beni Confiscati direttamente concede dei beni alle associazioni, dà alle associazioni la possibilità di accedere a dei beni confiscati, però se i beni confiscati sono in questa situazione, in questa condizione, è chiaro che associazioni del terzo settore che non hanno tutta questa gran disponibilità economica, insomma, non ci possono investire, non ci possono, e questo significa un grandissimo regalo alle mafie, no? Quindi noi ci siamo limitati, in quanto associazioni del terzo settore, a rappresentare la situazione così come la vedete, cioè non possiamo partecipare a un bando, non possiamo, o faremmo enormi sforzi per partecipare a un bando se poi le risorse messe a disposizione per quel bando sono miserrime, ecco. Sì, noi oggi dovevamo denunciare questa situazione dall'esterno, diciamo, ci hanno fatto trovare, non sappiamo chi, possiamo immaginarlo, i portoni aperti. Abbiamo potuto fare questo sopralluogo, volevamo dimostrare lo stato nel quale si trovano gran parte dei beni confiscati alla mafia in Sicilia. Dal giorno dopo la confisca, dal giorno dopo il sequestro, gli amministratori giudiziari, le istituzioni a tutti i livelli dovrebbero occuparsi di questi posti, dovrebbero iniziare gli iter per restituirli alla collettività. Lasciarli in stato di totale abbandono, togliere anche la possibilità agli enti locali, alle associazioni di utilizzarli per i vari servizi che dovrebbero essere offerti al territorio è uno sbacco inaccettabile. Noi abbiamo iniziato una battaglia per la valorizzazione dei beni confiscati alla mafia partendo dall'esperienza del giardino di Scida a Catania. Avevamo in mente che il bando dell'agenzia, che è volto proprio ad assegnare beni come questo, proprio questo bene che abbiamo visto è oggetto del bando, significava presentare un progetto e poi prenderlo in gestione. Non ci saremmo mai immaginati che lo scoglio più grande non erano i clan che potevano in qualche modo minacciare o reclamare di avere possesso di questo posto, ma lo scoglio più grande l'abbiamo ritrovato nelle istituzioni, nell'Agenzia Nazionale, che non è stata in grado di prendersi cura di questi posti, e addirittura fino ad oggi siamo dovuti entrare con i carabinieri perché c'era il rischio che questo immobile fosse ancora occupato. Ed il carnevale di Acireale ci sarà. È stato raggiunto l'accordo tra la Fondazione ed il Comune, soltanto che la manifestazione a causa dell'emergenza Covid potrebbe tenersi in primavera, ad aprile.
Riunione stamani a Palazzo di Città tra amministrazione comunale e vertici della fondazione organizzatrice del Carnevale per definire il calendario della manifestazione dopo le frizioni tra il sindaco Stefanari e il presidente dell'ente Gaetano Cunderi sull'ipotesi di tagli ai finanziamenti erogati dal comune e riduzione del numero dei carri in concorso. All'incontro di stamani Cunderi ha messo sul tavolo del primo cittadino il bilancio approvato dal consiglio di amministrazione della fondazione che prevede un sostanziale taglio dei costi che si aggirano sui 750.000 euro di cui 595.000 comunali scaturiti dalla drastica decisione di ridurre gli eventi collaterali. Su Carnevale di Acireale pesano i debiti accumulati nel passato recente e il pagamento del mutuo concesso da un istituto bancario che va onorato. Per raggiungere la parità di bilancio, mettendo a riparo da contraccolpi finanziari l'intera manifestazione, ci vorrà ancora qualche anno. Il Carnevale di Acireale, più bello di Sicilia, terzo tra le manifestazioni del genere in Italia, non gode come dovrebbe del sostegno degli enti sovracomunali. Su tutti la regione siciliana si sfoga il sindaco Alì. Noi faremo, sicuramente dovremo trovare un modo di intervenire sul bilancio per riuscire a garantire questa manifestazione che è la più importante da Cereale, ha una rilevanza nazionale. È chiaro che mi intristisce l'idea che il dibattito politico si ingendri sul Carnevale e non ci sia un'assunzione di responsabilità da parte di chi è maggioranza a Palermo e non lavori per la città, perché ricordo che il Carnevale di Viareggio si fa con un contributo della città di 180.000 euro e un contributo della regione di 1.800.000 euro, mentre ad Acireale il contributo della regione è di 20.000 euro e non è neanche sicuro che quest'anno ci verrà dato. Quindi quando è venuto l'assessore regionale Samonà, io ho evidenziato questa assoluta insufficienza da parte della regione sulla manifestazione più importante che c'è in Sicilia dal punto di vista turistico, come numeri, come accoglienza, forse la seconda dopo il Agrigento, e il fatto però che sia destagionalizzata, che quindi garantisce un indotto non solo ad Acireale, perché Acireale non ha alberghi a sufficienza per gestire tutte le presenze sul Carnevale, ma per tutta l'area del nostro territorio. Il presidente Cunderi ha garantito i carristi che realizzano i grandi carri in cartapesta e quelli infiorati, la vera anima trainante della kermesse carnascialesca, annunciando il taglio di tutti gli eventi collaterali, a cominciare dagli spettacoli che facevano da cornice alla manifestazione. Infine potrebbe slittare la data prevista dal 31 gennaio al 16 febbraio, rimodulata ad aprile a seguito della crisi emergenziale legata al diffondersi della pandemia da Covid-19, la cui decisione finale spetta al governo centrale. Quest'anno sicuramente la situazione Covid, ma ne avevamo già anche ampiamente parlato al momento in cui abbiamo preso in carico la fondazione, sicuramente il secondo anno sarebbe stato l'anno più difficile, l'anno del consolidamento della situazione finanziaria della fondazione, e in base a quello che era il piano triennale che avevamo e che abbiamo redatto, a partire dal terzo anno la fondazione avrebbe già cominciato a produrre degli utili, che per un ente pubblico sicuramente si tratta di una novità, tra l'altro. Quest'anno, anche in funzione del Covid, abbiamo ulteriormente previsto una riduzione sui costi del Carnevale, senza con questo andare a intaccare la qualità della manifestazione, che rimane la manifestazione più importante della nostra città e che vede come protagonisti i carristi, a fronte dei quali noi manteniamo tutti gli impegni. Quindi la nostra preoccupazione su una riduzione che non teneva conto di queste, la previsione di un'eventuale riduzione da parte del Comune, che secondo me non teneva conto di queste peculiarità che noi avevamo inserito già nel programma del 2021. Voltiamo ancora a pagina, fa tappa, l'ultima tappa nell'Ennese, a Piazza Armerina, la mostra itinerante sul cantastorie coinvolte anche le scuole, alla riscoperta delle tradizioni popolari. Il servizio di Francesco La Rosa. Ultimo seguitissimo appuntamento con la mostra itinerante del Cantastorie, che dopo Giarre e Giardini Naxos ha vissuto il suo momento finale in occasione dell'appuntamento tenutosi nella biblioteca comunale di Piazza Armerina nell'Ennese. Grande affluenza di visitatori nel rispetto delle norme anti-Covid.
e l'esaltazione una volta di più della figura del cantastorie al giorno d'oggi. Una mostra, quella ideata da Luigi Di Pino, che ha riscosso grandi consensi, stimolando anche le nuove generazioni in una prospettiva di cultura e di conoscenza delle tradizioni popolari. Con un appuntamento dalla profonda tradizione, origine culturale, e che può veramente essere un punto di riferimento per la ripartenza di questo territorio. Io sono davvero ben lieto e ringrazio Luigi Di Pino, gli ospiti che oggi ci illustreranno la storia, una delle storie più antiche della tradizione culturale siciliana. Sarò ben lieto di ascoltarlo e di poterlo promuovere nelle prossime giornate con l'apertura al pubblico e spero anche alle scolaresche, per un progetto che voglio augurarmi possa essere anche, diciamo, di più lungo. Ho visto un vivissimo interesse da parte delle istituzioni, dell'amministrazione, in questo caso del sindaco e dell'assessore al turismo, Ettore Messina, e siamo riusciti ad approntare una situazione veramente bella e degna di essere visitata. Quindi per una settimana potrete venire alla biblioteca di Piazza Armerina a visitare la mostra itinerante del Cantastorie siciliano. Queste occasioni sono veramente, direi, occasioni uniche da sfruttare per far conoscere una realtà che ormai è quasi del tutto sconosciuta, soprattutto ai giovani. Oggi dicevo in un post che ho pubblicato su Facebook, questi oggetti, gli oggetti che Luigi Di Pino oggi ci permette di ammirare, cartelloni, fogli volanti, dischi, sono oggetti che ancora oggi, se osservati bene, sono ancora in grado di raccontare storie. Questo tipo di tradizioni, che ovviamente i ragazzi non hanno vissuto in maniera diretta e molto spesso neanche ne conoscono l'esistenza. Ecco, secondo me quello dei cantastorie è un mondo che può essere speso molto fruttuosamente nella scuola, perché alla fine il cantare una storia col supporto delle immagini è ancora oggi un linguaggio di comunicazione estremamente vitale. Quindi il lavoro sulla storia cantata non è necessario che sia legato alla cronaca, può essere anche legato all'esperienza personale. Con pompi e sane poi fu batteato. Bene, questa edizione di Ora TG termina qui, non ci sono aggiornamenti. Grazie di averci seguiti e a tutti una buona serata. Macchia di leopardo lo vedete nelle previsioni meteorologiche per la giornata di domani, giovedì 8 ottobre. In Sicilia il cielo sarà ricoperto da nubi, ma in maniera sparsa. Sul Catanese sprazzi di sole, addensamenti invece nell'entroterra e sino a Trapani. I venti saranno moderati, i mari leggermente mossi. Uno sguardo adesso alle temperature: si abbassano leggermente i valori massimi, in particolare sul capoluogo etneo, previste una minima ed una massima rispettivamente di 18 e 26 gradi centigradi. La zona sud-orientale è sempre più calda, Siracusa si manterrà stabile con i suoi 27 gradi, che si registreranno anche ad Agrigento. Nell'entroterra invece, ad Enna, con 9 gradi centigradi, la nottata più fredda.